urla, spintoni, spallate, qualcuno tenta di sfondare il grosso portone varco della sede del Consiglio Grande e Generale, l'organo legislativo della Repubblica di San Marino. Siamo a Piazza della Libertà, dove ha sede il Palazzo del Parlamento. All'interno sono riuniti capogruppo, consigliari, al vaglio c'è la riforma che prevede un aumento delle tasse anche di 6 volte che il governo è in procinto di varare. Gli animi dei sanmarinesi sono accesi. In 5.000 hanno aderito allo sciopero generale indetto dalla CSU, la centrale sindacale unitaria, il maggiore sindacato del paese. Attimi di paura si sono vissuti quando da una porta secondaria i consiglieri hanno visto entrare del fumo denso. Fuori la piazza aveva dato fuoco a pezzi di carta e a fumogeni che avevano fatto scattare l'allarme antincendio. Il consiglio decide quindi di chiamare a confronto i segretari generali delle due maggiori sigle sindacali, mentre le squadre antisommossa della gendarmeria si schierano dentro e fuori al palazzo. Nel pomeriggio chi esce dalla riunione si becca spintoni, uova e insulti. Un parlamentare dell'opposizione, Denise Bronzetti, è stata anche raggiunta da una bottigliata in testa, per fortuna senza conseguenze. La maggior parte dei consiglieri di maggioranza però ha preferito lasciare il palazzo attraverso un tunnel, un passaggio storico che dalla sede del Consiglio corre sotto la piazza sino al Ministero degli Interni, da dove sono potuti uscire in sicurezza. Prima però i capogruppo della maggioranza avevano aperto ad alcune modifiche del testo della riforma fiscale nella direzione chiesta dai sindacati. Il regime fiscale a San Marino varia a seconda del reddito. Chi guadagna 25.000 euro lordi attualmente paga 468 euro di tasse, ad esempio. Con la riforma andrebbe a pagare 2.933, ma chi guadagna 100.000 oggi paga 15.000 euro di tasse. Con la riforma arriverebbe a 22. Ci rendiamo conto che prima pagavamo troppo poco, dicono i sindacati, ma la tabella è stata fatta male. Si penalizzano troppo le categorie che guadagnano poco.